giornata un po' particolare, un grande benvenuto a nome del Partito Democratico, giornata di fonte, tanti sono andati fuori. Ecco che vedo anche Marco Rapino, segretario regionale del Partito Democratico. Un saluto intanto con grande piacere a Marianna Madia, il ministro alla semplificazione e alla funzione pubblica. Sembrano parole un po' astruse, ma poi lei ci spiegherà e sappiamo tutti quello che ha fatto e che sta facendo sia nel governo Renzi che adesso nel governo Gentiloni. Mi viene in mente innanzitutto quel grande tabù che è la funzione pubblica e soprattutto i furbetti del cartellino, a cui Marianna ha avuto il coraggio di mettere mano, la semplificazione, la digitalizzazione, la trasparenza, insomma un sacco di cose, c'è un sacco di riforme che sta portando avanti. Chiaramente questo incontro oggi, in una giornata di ponte, l'abbiamo voluto, l'abbiamo fatto, l'abbiamo organizzato con il Partito Democratico perché sappiamo tutti che è nell'ambito delle primarie. Domenica ci sarà la giornata delle primarie per eleggere il segretario del Partito Democratico del nostro Paese. E per noi sarà una grande giornata di democrazia, questo è il Partito Democratico, capace di coinvolgere centinaia di migliaia di persone per eleggere il suo segretario e non come qualcun altro che tra pochi intimi elegge non si sa che cosa attraverso il web o attraverso meccanismi che evidentemente limitano la partecipazione e la chiamano democrazia. Questa è la vera democrazia. Un partito aperto a tutti i cittadini, addirittura per eleggere anche il segretario nazionale. E noi siamo qui per sostenere che cosa? Per sostenere questa grande, grandissima fase di riforme. Nei primi 3 anni del governo Renzi, in cui c'era Marianna Madia, e anche in questo anno in cui c'è Gentiloni a capo del governo. Ma noi vogliamo dare forza a che cosa? A questo processo di riforme. Perché questo paese ne ha tantissimo bisogno, bisogna andare avanti, sicuramente ci sarà stato anche qualche errore, tutti quanti parliamo spesso anche di quello che è accaduto nel referendum, ci sono stati sicuramente degli errori, ma facciamo tesoro degli errori per aggiustare il tiro e per migliorare sicuramente. Io credo che in capo all'agenda di questo partito dovrà essere rimesso un uomo, il grande problema della disoccupazione, soprattutto quella giovanile. Siamo ancora in una situazione tremenda che è quella del 40% dei giovani e parlare di futuro significa creare le opportunità per i giovani. Questo è sicuramente quello che bisogna fare. Sicuramente non dovremmo e non dobbiamo creare un paese di assistiti, come qualcuno ci propone con il reddito di cittadinanza, che anch'io ho sempre sostenuto, ma non quel reddito lì. Un sostegno sicuramente di accompagnamento all'inserimento del lavoro, questo sì che serve, perché il futuro è creare posti di lavoro e non creare un paese di assistiti, perché un paese di assistiti va sicuramente verso la sbattere contro il muro perché poi finirà. Ed è di questo che noi ci occupiamo, il Partito Democratico in questa fase, per dare grande forza sia al partito che poi alle riforme che dobbiamo continuare a portare avanti. Io non voglio rubare troppo tempo perché ci sono altri che vogliono parlare e anche qualche domanda non sarebbe male. Andiamo avanti così, questo è il Partito Democratico, siamo felici e orgogliosi di poter fare questa grande festa domenica delle primarie, andate a votare a Pescara, abbiamo 9 punti, lì ci sono dei volantini per spiegare dove si vota, secondo le sezioni che avete dentro le cartelle elettorali, abbiamo 9 punti. Si voterà dalle 8 di mattina alle 20 di sera ed è aperto a tutti quelli che condividono il nostro progetto, il nostro programma, per il nostro partito e per il nostro paese. Viva il Partito Democratico e viva l'Italia. E io aggiungo, dalla Francia per fortuna sono arrivate anche buone notizie, perché la vittoria, io dico, di Macron, perché quella è una vittoria, perché sapete tutti quello che aleggiava a livello europeo e anche in Francia, l'avanzata di questa destra nazionalista, reazionaria, anti-europeista,
Cioè se avesse vinto la destra in Francia, non è che andava a una ora alla Francia, ma tutta l'Europa, sarebbe stato un grandissimo problema. E questo sono convinto che porterà bene anche in Italia, per il nostro partito e per le prossime elezioni. Dobbiamo sostenere e dare forza a Matteo Renzi proprio per portare avanti questo grande cambiamento nel nostro paese. Il nostro paese, il nostro partito è un partito che dà voce a tutti, a tutte le anime. Questo dobbiamo essere chiari, però sappiamo che dobbiamo dare forza al segretario Matteo Renzi, perché questo ci porterà sicuramente, ci darà la possibilità di fare grandi riforme. Matteo Renzi e Martino, viva il Partito Democratico! Do la parola a Marco Rapino. Io voglio ringraziarvi tutti per essere venuti oggi, anche durante un ponte lungo, quindi a testimonianza di quanto sono importanti le primarie della prossima settimana, di questo fine settimana. Io voglio ringraziare Mariana per essere tornata in Abruzzo, per essere tornata a trovarci. Voglio ringraziare Moreno per aver organizzato questo incontro e mi piacerebbe condividere con voi qualche riflessione su perché è importante andare a votare domenica e perché è importante andare a votare Matteo Renzi come segretario del nostro partito. Diceva bene Moreno, il segnale che arriva dalla Francia è un segnale positivo, perché quello che è accaduto in questi mesi, a cominciare dalla Brexit, poi Trump, la disfatta al referendum, per il sì al referendum, avevano messo una vera e propria scure in campo, in Europa. E la debolezza dell'Europa, attanagliata dai venti del populismo e del nazionalismo, potrebbe generare un mondo altamente diverso al quale siamo abituati. Io invece ritengo che noi dobbiamo difendere i valori della libertà e della democrazia e difenderli però mettendo in campo delle proposte di riforma vere e concrete, permanenti, che partano dai cittadini e dai partiti. E qui il ruolo che deve giocare il Partito Democratico, non solo in Italia ma anche in Europa. Essere un partito, un soggetto politico in grado di fare ripartire un progetto di riforma vera e condivisa e permanente. Spiegare ai cittadini perché è necessario riformare il nostro paese e perché è necessario cambiare. Lo dico ai più giovani, a quelli che magari hanno il timore di non trovare lavoro, a chi ha figli che non trovano lavoro e sperano che possano trovare qui il lavoro e che invece spesso vedono i figli costretti a emigrare. Mettere al centro un progetto di sana riforma del paese significa creare nuove opportunità, un vero binomio tra lavoro e industria, mettendo in campo un progetto di innovazione per il paese. Io credo nella segreteria di Matteo Renzi perché vedo l'agenda di questi 4 anni di governo come il primo segnale di cambiamento del nostro paese. Ma c'è bisogno di un pensiero non di breve termine ma di lungo termine, e per fare questo c'è bisogno di tanta buona politica. E lo dico anche di nuova politica e di nuovi politici in grado di programmare il destino dei territori e del paese. Noi lo viviamo anche qui in Abruzzo, la difficoltà di governare con le sfide che stiamo accettando, la difficoltà di cambiare un sistema che è fatto di tanti Abruzzi e non di un solo Abruzzo. E noi che crediamo in un progetto di riforma, riteniamo che questa stagione di governo debba segnare l'inizio dell'Abruzzo e la fine degli Abruzzi. Non è un caso che ci chiamavamo Abruzzi e Molise. Ci sono tanti localismi che imperano nel nostro territorio e che rendono difficile qualsiasi prospettiva di programmazione, ma da trentenne non posso immaginare una terra che si divide in mille rivoli. Io immagino un'Italia più semplice. Un'Italia che non ha 8.000 comuni, 20 regioni e le province. Io continuo a ritenere che è necessario cambiare, è necessario riformare, ma è necessario spiegare ai cittadini che una semplificazione del paese, meno burocrazie, significa più opportunità di lavoro, più opportunità di investimento, più opportunità per esempio per il Mezzogiorno di attirare quegli investimenti dei privati che ci consentano di colmare finalmente un gap che in Italia da troppo tempo non viene colmato. L'Italia ha pagato la crisi più di altri paesi. Se non ci fosse stato questo governo, il governo Renzi e oggi il governo Gentiloni, che ha cercato veramente di ricucire e far voltare pagina, questo paese oggi sarebbe un paese più debole. Io non mi spavento del rating che è stato abbassato la settimana scorsa,
Io mi spavento della sfiducia che questo può generare nei mercati rispetto al nostro paese. È per questo che c'è bisogno di consolidare un progetto politico, il Partito Democratico, che è esattamente come è stato fatto ieri in Francia. Mette al centro non l'ideologia, ma il ripensamento positivo delle riforme da mettere in campo per salvare non solo l'Italia, ma l'Europa. Perché noi abbiamo finalmente bisogno, lo dico anche qui, da 33enne segretario del Partito Democratico, di un'Europa che sia finalmente politica e non sia l'Europa solamente dell'impossibilità di fare progetti di crescita e di sviluppo per le nazioni e per i paesi che hanno fondato l'Europa. L'Europa è da ripensare come un soggetto politico più grande. Io mi ricordo quando ero più piccolo, nei Giovani Democratici, dicevo che volevamo gli Stati Uniti d'Europa. Io credo che sia ancora questa, diciamo, l'utopia da inseguire, da non dimenticare, quel luogo che deve essere possibile. Però questo sta in capo a non solo a chi fa politica, ma ai cittadini, alla voglia di partecipare dei cittadini, a dare una risposta vera. Ecco cos'è il 30 aprile, è l'occasione di dare una risposta vera per far capire che questo paese c'è ancora, che siamo ottimisti ma realisti e ci rendiamo conto della forza storica che deve avere un partito. Perché guardate, quello che abbiamo dimenticato in questa roba qui è la funzione storica dei soggetti collettivi. Non siamo tante ambizioni che ci misuriamo per difendere i nostri localismi. Abbiamo una funzione storica per il nostro territorio, abbiamo una funzione storica per il nostro paese. Io sono convinto che questa grande ambizione sia in capo alla candidatura di Matteo Renzi come segretario del nostro Partito Democratico, e lo dico come candidato premier del nostro paese. Perché io sono convinto che questi anni di governo siano un orgoglio del Partito Democratico e voglio che continua a governare il PD e che il Presidente del Consiglio, il prossimo Presidente del Consiglio, torni a essere Matteo Renzi. Io vi ringrazio davvero per essere qui, non voglio allungarmi, vi auguro anticipatamente una buona liberazione e un buon 25 aprile, penso che un bel applauso da questa sala sia cosa buona. Lascio la parola a Vittoria e ringrazio di nuovo. Grazie Marco, e io veramente sono commossa di poter salutare Marianna qui in mezzo a voi nella nostra città. Sono veramente molto compiaciuta del fatto che lei questa sera è insieme a noi, e la ringrazio non solo per aver accettato il nostro invito a essere qui come testimonianza di un voto importante, di un momento importante del nostro partito, ma soprattutto per tutto quello che ha fatto e quello che sta facendo e quello che ha in mente di fare e che speriamo riuscirà a fare. Marianna è stata la nostra mascotte quando è nato il Partito Democratico. Marianna è venuta una prima volta a Pescara quando c'era il premier Bertoni, e lui ce l'ha presentata a Piazza Salotto tra mille applausi e tantissima gente che era entusiasta di questo progetto. Il progetto di un partito neonato che doveva essere un partito innovatore, riformista, che ci dava la speranza di ritrovare un po' di equilibrio, di serenità, e che adesso noi non vogliamo far morire. Il partito, nonostante quello che è successo, non morirà se noi ridiamo la dritta. C'è stato un momento di crisi, diciamo così, come crisi profonda ha attraversato il nostro paese, e quindi non ci poteva essere una bacchetta magica che all'improvviso risolvesse tutti i problemi. Ma tanti anni di disastro, di malgoverno avevano portato tanti disastri. E quindi le riforme che pur sono state fatte purtroppo non hanno ancora dato il segnale positivo che noi ci aspettavamo. Ecco il malcontento, ecco la disillusione, ecco la noncuranza di qualcuno che ormai non ci crede più. Ma noi vogliamo riportare a galla questa speranza, e lo vogliamo fare soprattutto ripartendo dalle basi del partito. E quindi il 30 aprile noi andiamo a votare il segretario nazionale,
vogliamo votare i delegati alla segreteria nazionale. E quindi questo incontro stasera è per dirvi che noi ci siamo e che non vogliamo cambiare. Perché dovremmo cambiare? Perché vi sembra che Matteo Renzi non abbia fatto quello che ci aveva promesso? Che Matteo Renzi non si sia subito attivato quando Napolitano, nel momento del giuramento, gli ha indicato la strada dicendo comincia subito con le riforme? Guardate, il referendum è stato un ottimo appiglio per quelli che gli volevano fare male, perché è stato un equivoco quello che si è raccontato. Si è raccontato che si volevano fare delle cose che non piacevano alla gente, che avrebbero portato dei problemi nell'equilibrio del paese, della stabilizzazione del paese. Invece era soltanto dei quesiti che Matteo Renzi vi veniva a porre. Vogliamo fare questo? Vogliamo fare quest'altro? Vogliamo fare quest'altro ancora? Ma si è utilizzato questo mezzo invece per dire lui vuole fare questo e noi dobbiamo dire che lui se ne deve andare. Non mi sembra una cosa bella. Non mi sembra che quando si inizi un percorso qualcuno lo debba interrompere solo perché questa persona è stata la prima, dopo tanti anni di malgoverno, ad avere il coraggio di iniziare le strade. Perché la riforma della scuola, la riforma della sanità, la riforma del terzo settore, abbiamo fatto la legge del dopo di noi per i ragazzi che non hanno riferimenti familiari e che alla fine della vita dei loro genitori non saprebbero trovare un'accoglienza da parte di qualcuno. Siamo perfino riusciti a votare la legge sulla dichiarazione anticipata di trattamento, di cui tanto si parla cercando di denigrarla, ma in realtà è una legge che non obbliga nessuno, che però permette a quelli che lo vogliono di dichiarare quello che vogliono per loro stessi, per la singola persona, per la propria dignità, di quello che vogliono fare alla fine della loro vita, quando non c'è più nulla da fare. Insomma, tante cose sono state fatte. E come dire adesso, per esempio, a un medico, io sono un medico, vi faccio il mio esempio, se mi venisse, e ne vedo tanti colleghi e li ringrazio di essere venuti, come se noi avessimo un paziente difficile, che ci si presenta con patologie complicate e non riusciamo a trovare il bandolo della matassa, però ci studiamo e cerchiamo di fare analisi, di fare accertamenti per capire, per arrivare alla soluzione. A metà strada qualcuno arriva e fa la diagnosi. Non è così. Come diceva Marco, ci vuole tempo per ricostruire un paese, come quello in cui si era ridotto il nostro paese. Perché guardate, io non me lo scordo quando Bersani, che allora segretario, ci chiamò in assemblea e ci disse: guardate, vi devo dare una brutta notizia, il paese non è in una forma di degrado, lo è di più. Noi siamo proprio sull'orlo del disastro. E non era facile ricominciare, non era facile. Né è facile fare le riforme, perché bisogna cercare di trovare tutte le congiunture per riuscire a mettere insieme le varie tipologie di persone, cercare di pensare ai ragazzi, a quelli ultra cinquantenni, a quelli anziani, a quelli che non hanno mai fatto un lavoro. Però è un diritto e noi lo sappiamo e noi lo vogliamo per le persone.
Non è giusto che nel 2017 ci sia qualcuno, non dico un ragazzo, ma qualcuno che non abbia un lavoro, che non abbia una qualità di servizio della salute come dovrebbe essere, che non abbia una casa, che non abbia la serenità dentro casa. Non è possibile, e noi per questo vogliamo continuare, perché abbiamo fatto una serie di progetti, perché Matteo Renzi ha iniziato un percorso e ha coinvolto tutti noi, non solo i ministri, non solo i sottosegretari, ma tutti i parlamentari. Noi dalla mattina alla sera, quando arriviamo al Parlamento, abbiamo riunioni, abbiamo commissioni, andiamo nei ministeri, cerchiamo di risolvere i problemi, ognuno con la propria esperienza, con la propria peculiarità. Ognuno di noi fa il suo, insieme facciamo quello che si deve fare per arrivare a una soluzione. E se le riforme non sono piaciute come sono state fatte, si possono sempre ritoccare, c'è sempre la possibilità di parlare col ministro, di parlare con i sottosegretari, di farli venire in commissione e sentirli in audizione, di dare dei consigli per trovare la strada giusta, e lo possiamo fare. Perciò vogliamo che non si interrompa questa continuità, che il governo raggiunga una stabilità, che possa governare serenamente, che l'Europa ci sia più vicina. Vogliamo che tutti, quando ci incontrate, ci diciate bravi, perché il sacrificio è tanto, ma vale la pena di farlo, perché se riusciamo a ridare la salute e la serenità nelle case, quello non può fare altro che fare bene a tutta la società. Quindi noi ci teniamo che il 30 aprile tutti voi, se potete, non solo andate a votare per Matteo Renzi, che nella sua lista ha una bella squadra, c'è il sindaco di Città Sant'Angelo come delegato all'Assemblea Nazionale, c'è l'assessore Puzzi, che adesso non vedo, ma l'avevo visto prima, quindi perché è molto... ci sono anch'io, e c'è Leila Kechud. Abbiamo cercato di essere una squadra di quelli che stanno sul territorio e possono percepire i bisogni delle persone. Se per voi va bene, noi ci siamo. E ci farebbe piacere che oltre voi portaste a votare tanti amici, i parenti, quelli che potete, perché un maggiore afflusso darebbe più forza a Matteo Renzi, la forza che gli serve per far capire che anche se c'è stato un momento di equivoco, però adesso ricominciamo, e ricominciamo bene, e non ci fermeremo finché non otterremo dei risultati. Grazie Mariana, grazie a tutti voi che siete qui e che avete sacrificato tutto come per noi. Grazie. Grazie Vittorio. Prima di passare la parola a Marco, intanto volevo salutare tanti amministratori che ci sono, che c'è il sindaco di Peccato, c'è il vice sindaco, il presidente del consiglio, gli assessori, i consiglieri, il sindaco di Città Sant'Angelo e altri amministratori che oggi insomma si sono presi un paio d'ore per stare con noi. E chiaramente grazie a tutti quelli che sono venuti di nuovo. Marco. Grazie Moreno, buonasera a tutti, benvenuta naturalmente a Marianna Madia e grazie a voi per essere qui. Il 24 aprile pomeriggio non è probabilmente ancora più semplice, ma questa presenza che voi oggi fate, donandoci il vostro tempo e la vostra attenzione, mi sembra la miglior risposta rispetto a quel fenomeno ornitologico che si verifica ogni volta che ci sono le primarie del Partito Democratico, e cioè quanto alta sarà la soglia, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni. Io credo che sia anche questo un rituale, e penso che questa sia una risposta veramente importante, che arriva peraltro in 1 o 2 giorni a cavallo della festa della Liberazione, su cui vorrò dire qualcosa, in cui Pescara sembra essere sede ministeriale o giù di lì, perché oltre al ministro per la semplificazione domani avremo Marco Minniti,
apprezzato, ministro di Mariamena dell'Interno, che ci parlerà di politiche securitarie e sicurezza urbana e che presterà anche lui un doveroso tributo di gratitudine e memoria alla Brigata Maiella, che è stata la formazione combattentistica orgoglio del nostro Abruzzo, ma direi del paese, che insomma è risalito la penisola partendo dagli Abruzzi, si sarebbe detto un tempo, e arrivando fin su nel profondo nord, però è stato anche prefetto di Milano nell'immediata liberazione. Qualche breve, veloce riflessione. Marianne è un nome che evoca la Francia, perché la Marianne è la rappresentazione simbolica della Repubblica Francese. Certo abbiamo negli occhi, io credo, quello che è successo ieri in Francia, un'elezione in cui c'era forte il partito della paura, anche in virtù di quello che è successo sugli Champs-Élysées appena qualche ora prima della consultazione elettorale. I quotidiani di oggi sono tutti unanimi nell'indicare che in ballo c'è il futuro dell'Europa, e chiaramente guardiamo anche da qui il Macron come, diciamo, argine a questo populismo terribile che già in occasione delle elezioni amministrative dello scorso anno, però in Francia, si era saputo frenare con un accordo, insomma, in qualche modo fra le forze politiche tradizionali. Io non so se l'unica alternativa al populismo sia l'impopolarità, come pure qualcuno suggerisce, però io penso che noi dobbiamo diffidare da quanti ci raccontano che la democrazia diretta e i sondaggi in tempo reale risolvono per incanto e per miracolo i problemi. Io credo che dobbiamo diffidare con molta attenzione da quanti propongono soluzioni semplici per problemi complessi. Dobbiamo fortemente diffidare di quanti dicono che non c'è bisogno di sapere e di competenze, che la fatica e la pazienza non sono più dei valori, che in qualche modo smontare vale più di costruire. Io penso che il continente è malato, anche se dall'Europa vengono notizie incoraggianti: l'Olanda, la Francia, ci sarà la Germania, in cui i partiti, diciamo, xenofobi di estrema destra, populisti, sono, diciamo, dati fortunatamente in calo. Però la febbre di oggi, e lo dico al ministro della semplificazione, è la semplificazione, cioè il fatto che basta distruggere questa casa che ci sta stretta per poi stare miracolosamente meglio, però se noi non la ristrutturiamo, se non la ampliamo, rimarranno solo macerie, qui saremo tutti più scomodi. Io guardo con crescente fiducia a Matteo Renzi, in virtù dei suoi 1000 giorni, in virtù di quelli che verranno dopo, perché io sono... voglio aprire i miei occhi, voglio tenerli belli spalancati sull'orizzonte e voglio avere pace, voglio avere speranza, voglio avere libertà, e non ne posso più di rabbia, di urle e di paure. E quindi sono... vi invito a fare come Ulisse con le sirene, cioè mettiamoci la cera nelle orecchie, non cediamo il passo agli imbonitori, ma pretendiamo rappresentanti che siano persone serio, buoni padri di famiglia, che affrontino con la dovuta attenzione e cura queste grandi problematiche, in qualche parola, per dirla con un'immagine, che siano, diciamo così, dei muratori e non dei picconatori. Viva il Partito Democratico, viva l'Italia e viva la Repubblica, visto che ci siamo, perché non dimentichiamoci che domani è un giorno importante perché è il 71esimo della liberazione, perché io, guardate, lo dico sempre ma ci credo proprio, e cioè, no? Lo avrai, camerata Kesselring, Italia, un popolo serrato intorno a un movimento che si chiama ora e sempre resistenza. Io sono convinto che è diversa la resistenza di oggi, però resistiamo in base ai valori comuni e guardiamo con fiducia oltre la linea dell'orizzonte. Grazie. Grazie Marco. A questo punto io direi che prima di dare la parola a Mariana Nadia, mi ha detto che potete approfittare di lei, nel senso che se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, volentieri, vero? Sdrammatizziamo un po'. Se qualcuno voleva fare qualche domanda, Mariana Nadia è disponibile. Io lui me lo ricordo, è come volete, è più allegro di quando c'era Matteo Ricci, non so come mai. Allora gli diamo la parola. Buonasera a tutti,
provo a raccontarvi perché secondo me è importante ancora domenica votare Matteo Renzi e Maurizio Martina a condurre, a dirigere il nostro partito. Perché, e ringrazio Morena, ringrazio Vittoria, ringrazio Marco e Marco, sono molto d'accordo con quello che dicevi alla fine del tuo intervento. Vogliamo mettere da parte le urla, il rancore, la paura, però mettendoli da parte non ci vogliamo neanche coprire gli occhi, non vogliamo neanche non guardare la realtà. E la realtà oggi è una realtà di persone che si sentono sempre più incerte e insicure. Non sono soltanto gli ultimi a sentirsi incerti e insicuri, io questo noto sempre di più incontrando e parlando e confrontandomi con situazioni anche molto diverse fra loro. Questo sentimento di incertezza è un sentimento che oggi vivono, lasciatemi sintetizzare e quindi banalizzare, anche i penultimi e i terzultimi, cioè c'è come un po' la sensazione che da un momento all'altro, anche se uno un lavoro ce l'ha, anche se uno ha un'azienda che con fatica manda avanti, quell'azienda possa chiudere, si possa perdere il lavoro, non ci sia poi la possibilità magari di rimetterti nel mercato del lavoro, cioè quell'ansia dello scivolamento improvviso per cui la vita ti può cambiare da un momento all'altro. E l'incertezza viene dal fatto che non ci si sente padroni del proprio destino, cioè che si percepisce che quello scivolamento non dipende da come tu ogni giorno conduci la tua vita quotidiana, da quanto fai bene e da quanto impegno ci metti. Questo dato, secondo me, è un dato importante, è un dato da cui partire, è un dato figlio del nostro tempo, dello spirito del nostro tempo. Citavi la Francia, non è un sentimento solo italiano, ma è uno stato da cui dobbiamo partire, perché con la crisi che è iniziata, ecco, Vittoria ricordava la campagna elettorale del 2008 in cui Veltroni, che a me non era premier ma ci sarebbe piaciuto, quindi è un lapsus, si candidava alla guida del paese. Poi la storia è stata diversa, c'è stato un governo di centrodestra, ma soprattutto è iniziata una crisi economica e sociale molto forte. E io credo che proprio da quegli anni noi vediamo con maggiore durezza un equilibrio, che è un equilibrio che fa star bene troppe poche persone e male, con quel senso di incertezza che dicevo prima, troppe persone. Allora io il primo punto che credo sia fondamentale, che è un punto importante della leadership di Matteo Renzi, è che è veramente un'impostazione di retroguardia dire noi siamo il sistema e vogliamo contrapporci all'antisistema. Perché se il sistema oggi è un sistema che dà incertezze alla maggioranza delle persone, questo significherebbe dare, consegnare la maggioranza delle persone con le loro insicurezze, con le loro incertezze, a delle forze nuove, demagogiche, superficiali. Non voglio dire populiste perché a me è un termine che mi piace il giusto, non mi piace fino in fondo, perché io credo che ci dobbiamo confrontare sui principi. Cioè, ritorno in Francia e me ne vado da Salvini, ma per me il problema della Le Pen è prima di tutto che propone soluzioni razziste e xenofobe. Diciamo che è populista, arriva dopo. E soprattutto penso che noi abbiamo un dovere, anche quando forze superficiali e demagogiche, quindi senza risposte, ci, diciamo, urlano rispetto a bisogni reali e concreti, laddove noi condividiamo il principio. Se il principio, per parlare più concretamente, è la lotta alla disuguaglianza, beh, io, Partito Democratico, devo essere più in grado della forza demagogica di dare risposte efficaci e concrete per entrare nei bisogni delle persone e per superare quel problema di disuguaglianza, che è un problema che crea
sofferenza e ingiustizia nella vita quotidiana delle persone. Allora, noi nei 1000 giorni di governo Renzi abbiamo provato a fare questo, abbiamo iniziato a fare questo, perché un punto che forse non siamo riusciti a comunicare bene alle persone è che non è che le riforme hanno un giorno prima e un giorno dopo. Non è che c'è un giorno in cui l'Italia non è riformata e il giorno dopo poi con le leggi in gazzetta ufficiale l'Italia è riformata e i cittadini immediatamente ne percepiscono i benefici. Le riforme, lo diceva Marco molto bene, sono dei processi lunghi, faticosi, complicati, che vanno attuati, implementati, curati, con umiltà modificati, ma in ogni caso messi a terra, e la messa a terra delle riforme è la fatica, ma è anche la scommessa e la sfida che noi ci siamo dati. Non è, qui come dire, prendo una critica secondo me strumentale che troppo spesso ci è stata fatta, non è la distanza fra l'annuncio della riforma e la riforma fatta, ma è la distanza fra la riforma iniziata e la riforma che diventa concretezza positiva nella vita delle persone. Io spesso dico che noi abbiamo sottovalutato il mentre delle riforme, abbiamo sottovalutato nel racconto, ma non solo, anche nello stare vicino ai cittadini con i loro bisogni quotidiani, il mentre, cioè quel tempo faticoso delle riforme. E per questo sono d'accordo quando Matteo Renzi dice: non solo io rivendico gli 80 euro, ma avremmo dovuto, se avessimo avuto la possibilità, fare ancor più politiche come quelle degli 80 euro, perché quelle erano delle risposte concrete nel mentre delle riforme. Così come, proprio per non sottovalutare quel mentre, noi abbiamo bisogno di un partito che sia credibile nel raccontare, non che mentre una persona ha un bisogno concreto non bisogna disturbare il manovratore che è il governo che sta facendo tante cose utili, ma un partito credibile che sia in grado di far capire a quella, a quella persona che quel giorno gli dice io ho un bisogno urgente, che c'è una classe dirigente, uno sforzo collettivo che sta lavorando con determinazione e con lo stesso senso di urgenza per quel bisogno. Allora io credo che i partiti progressisti, ieri c'è stata una bella affermazione di un candidato in Francia, ma anche una non bellissima affermazione del partito progressista francese. Io credo che oggi la sfida dei partiti progressisti in Europa e quindi anche in Italia sia quella di ripartire dai bisogni essenziali delle persone. Guardate, sono 4, sono 5, Vittoria ne ha citate alcune, è un reddito prima di tutto, quindi un lavoro, l'istruzione, la salute, la sicurezza sociale urbana, sono finiti, sono questi. Ma i partiti progressisti devono essere in grado di fare che cosa? Quello che hanno fatto in passato, quando hanno creato lo Stato sociale. Poi per troppo tempo si sono adagiati sui cambiamenti della società, cioè anziché essere precursori dei cambiamenti della società, hanno vissuto come con inerzia i grandi cambiamenti che ci sono stati nella comunicazione, nel lavoro, nel modo di produrre. Ecco, la mozione Renzi dice no, è la politica che deve essere incisiva nel cambiamento della società e deve essere incisiva anche nel cambiamento di un'Europa in cui noi crediamo, certo, ma crediamo anche che la forza della politica debba cambiarla per quell'Europa che fatica a trovare un'identità, e debba cambiarla come? Riuscendo a fare in modo che si riconoscano dalle regole europee quei 5 diritti che dicevo per i cittadini. Un reddito, perché non puoi avere l'ansia di non avere il giorno dopo i soldi per comprare il latte a tuo figlio neonato o per pagare la bolletta. La consapevolezza che se perdi il lavoro c'è un sistema che ti aiuta a rientrare nel mercato del lavoro, perché Stato sociale non significa solo assistenza, ma significa anche trampolino. La possibilità e il diritto di avere la migliore istruzione possibile, la miglior cura possibile, e poi, proprio perché noi crediamo all'accoglienza, a
anche però il riconoscimento che bisogna far stare le persone sicure, nel senso che tutte le periferie devono essere periferie che danno una qualità di vita dignitosa, così come meritano i cittadini. Ecco, tutte le riforme che noi abbiamo iniziato hanno questo segno. L'impegno che Matteo Renzi ha portato avanti in Europa, ma anche quello che io quotidianamente ho fatto attraverso la riforma della pubblica amministrazione, che è sempre stata intesa come maggiori diritti per i cittadini, perché una pubblica amministrazione certa nelle regole e nei tempi e trasparente è una pubblica amministrazione che cambia la società anziché subire i cambiamenti della società, perché consente di fare in modo che il rapporto tra pubblico e privato non sia un rapporto che privilegia chi ha un rapporto, una conoscenza, un rapporto di forza, una rendita di posizione, ma nella certezza e nella trasparenza diventa una grande riforma di uguaglianza per far essere tutti uguali nel rapporto con la pubblica amministrazione. Vi ho preso questo esempio perché è quello che quotidianamente ho seguito, ma credo che sia importante, e diciamo su questo che è lo spirito della mozione, raccolgo le vostre domande, sia importante ricondurre ogni cosa che facciamo a un inquadramento culturale, pragmatico e concreto, che è sempre quello. Ciao Presidente, arrivato Presidente. Che è sempre quello appunto insieme di ridare certezze alle troppe insicurezze che oggi vivono i cittadini. Vi ringrazio. Grazie Mariana. Adesso prima delle domande un saluto da Luciano.